Ciao a tutti! Oggi vi voglio mostrare come si può fare una ferita. Intanto, in primis, voglio ringraziare tutti quanti voi che ci state vedendo e soprattutto anche tutte le persone che hanno visto il precedente video dove spiegavo come io mi truccavo da jogger e tutte le procedure che usavo, comprese le cicatrici, che in molti mi hanno detto che, secondo un loro parere, non era possibile che le cicatrici le avevo realizzate senza plastilina, senza lattice, ma soltanto usando la buccia del formaggio galvanino. E per prima cosa prendiamo la parte finale del formaggio, la tagliamo, facciamo una specie di rotondo, poi la mettiamo sulla parte desiderata, la possiamo sfumare sia con le mani o con una spatola, poi ricreiamo lo spacco con i relativi rigonfiamenti. Poi passiamo del fondotinta. Coloriamo la parte interna della nostra ferita tutta nera. Poi con l'acqua color rosso oppure con il rossetto pitturare tutta la nostra ferita rossa. Una volta che abbiamo colorato tutta la nostra ferita rossa, passiamoci anche il nero, poi il viola, poi il sangue finto e dovrebbe essere tutto quanto pronto. Spero che questo tutorial vi sia servito, vi piaccia e a presto!